Ciao e benvenuti alla presentazione dei nuovissimi pianoforti Yamaha. Non li definirei né pianoforti digitali e né pianoforti acustici, ma questo qui è un pianoforte molto speciale, un pianoforte ibrido e fa parte della nuovissima gamma Avangrand. Nella fattispecie siamo di fronte all'Avangrand M2. Questi pianoforti sono davvero molto particolari perché coniugano tradizione e innovazione tecnologica, come fra qualche secondo vedremo. Bene, innovazione tecnologica è la parola chiave per i pianoforti ibridi come l'Avangrand. M2 e M3 incorporano davvero delle novità sostanziali. Diciamo subito la tecnologia come Special Acoustic Sampling e Special Acoustic Speaker System. Sono delle definizioni in inglese un po' complicate, cerchiamo subito di ridurre i concetti nel sostanziale. Un rinnovato sistema di campionamento permette appunto il suono di essere poi diffuso in maniera naturale. Il campionamento avviene attraverso quattro punti, quindi non c'è più la bidimensionalità stereo, ma addirittura abbiamo la tridimensionalità. Il suono viene campionato in maniera stereofonica come è stato finora, ma poi in realtà c'è un quarto microfono che viene posizionato nella parte finale della coda del pianoforte. Dico la coda perché ovviamente i campionamenti fanno sempre capo al nostro gran coda da concerto, il modello CF3S. E questo sistema di campionamento che serve appunto a conferire una terza dimensione del suono, che è quella che poi in realtà noi possiamo gustare quando suoniamo un vero pianoforte a coda, la troviamo poi riprodotta su questi strumenti, cioè sulla serie Avangrand, grazie anche proprio anche al sistema di amplificazione, che attraverso la dislocazione tridimensionale degli speaker riproduce quanto registrato, quanto campionato in precedenza. Questo suono davvero eccezionale, pari a quello di un pianoforte acustico, viene altresì governato da una tecnologia fantastica a livello di tastiera, ossia abbiamo una new action, cioè una nuova meccanica che è in tutto e per tutto simile a quella del pianoforte acustico. Questo è il vantaggio del feedback che viene restituito al pianista. Voi sapete, voi che suonate il pianoforte, sapete quanto è importante avere sotto le mani il feeling giusto. Attraverso la nuova azione, la nuova meccanica, new action, è possibile avere questo. E un'altra cosa molto importante è anche il sistema Tactile Response System, ovvero la possibilità di avere trasmessa sia sulla tastiera che sulla pedaliera le vibrazioni, addirittura le vibrazioni, analogamente a quanto succede sui modelli acustici. Dunque, quando noi suoniamo, abbiamo proprio nelle dita la vibrazione sonora, una vera e propria sensazione fantastica, esattamente come quando si suona un gran coro. Bene, e completa tutto quello che vi ho già detto con una tastiera fantastica, in quanto è una tastiera in legno con la copertura del tasto in avorite, cioè in avorio sintetico. E questo è molto importante perché dà, parola magica, feeling, la ripeto nuovamente, ma è proprio quella la parola chiave. Permette alle dita di suonare, di avere il giusto scivolamento quando si esegue naturalmente la musica, avendo però anche il giusto attrito al momento opportuno. Ma sostanzialmente non aggiungo niente di nuovo, in quanto questo tipo di impostazione viene già usata abbondantemente sui gran piano, sui pianoforti a coda. La novità è che anche nei pianoforti ibridi ora abbiamo questa stessa tecnologia costruttiva. Bene, è ora arrivato il momento però di mettere alla prova anche la generosità del suono in un passo molto brillante tratto da un brano celeberrimo di Liszt.